Cos'è, una caricatura? No, un identikit. È stata fatta sulla base delle dichiarazioni di 3 testimoni che hanno visto uscire quest'uomo dai bagni della stazione dopo la morte dell'usuraio. Poi l'ho confrontata con la foto di Mazzeo e sono sicuro che è lui. E allora perché mi hai fatto venire fin qui? Eppure di corsa? Beh, diciamo che volevo una conferma. Tu lo conosci, no? Confermo, posso andare? Sei un po' nervosa? No, è che ho un marito e una figlia a casa che devono mangiare. Camilla? Eh? Se per caso sapessi dove si trova Mazzeo? Non lo so. Però magari conosci l'articolo 378 del codice penale. No, e non voglio neanche conoscerlo. Ciao. Che carattere. E non è possibile. Camilla? Oh, ciao. Ciao, ma non dirmi che anche tu hai appuntamento con Gaetano. Non proprio. Perché tu? Dovremmo andare a vedere quel film che avremmo visto l'altro giorno. Sì, scusa, poi non ne abbiamo più parlato. Era una questione di lavoro. Sei entrata in polizia? No, di lavoro suo, non mio, naturalmente. Ma voi come andate? Andate avanti? Studiamo la situazione, eh? C'è poco da studiare, quel tuo amico è una sfinge. Sfinge in fabula. Eccomi. Ah, sei anche tu della partita? No, saluti al cinema no. Però volevo dirti che ho letto l'articolo 387 e quindi ho deciso di parlare. Allora, forse Mazzeo frequenta una birreria che si chiama Bailù. E tu come lo sai? Il reato di favoreggiamento riguarda l'informazione, non l'informatore, quindi. Allora, divertitevi e fate i bravi, eh? Ciao. Ciao. Andiamo? Scusa Bettina, mi dispiace, mi sa che... Ma non è possibile. Lo so, c'hai ragione, ma il mio lavoro è fatto così. Ti prometto che stasera ti porto a cena fuori. Mi perdoni? Ciao. Gaetano. Camilla. Beh, non mi chiedere che cosa ci faccio qui perché sarebbe veramente una domanda assurda. Eh? Forse è la tua buona occasione per chiederla a me. Ma tanto io lo so. Mazzeo. No. Banda Calzavecchia. E visto che ti è amica, dovresti sbrigarti a spiegarle che cos'è l'articolo 378 del codice penale. Prima che debba farlo io. Com'era il film? Eh? Non mi dire che hai deluso Bettina anche stavolta. Non credo. È stata una scenetta molto... gradevole. Ah, perché? Ah, a proposito, grazie per la dritta del Bailù. Il proprietario del locale sostiene di aver sentito Mazzeo affermare che voleva uccidere l'usuraio. Oh, cavolo. Sai niente del cassetto personale di Mazzeo? Beh, l'hai detto tu che è personale. Camilla. Beh, no, non penserai che se mi porti via da qui ti spiego tutto. Dai, forza. Lo sapevo che ero infiltrata. Perché non ne hai parlato con me prima di andarci? Di cosa? Delle abitudini sessuali dei miei colleghi maschi? Camilla, il tuo collega è ricercato per omicidio. Lo so, calma, eh. Calma, ti metti sempre in situazioni pericolose. Comunque, secondo me stai prendendo un granchio. A parte che questa è un'espressione che non si usa più neppure nei gialli di quart'ordine. Ma poi quale sarebbe il granchio? Mazzeo. Mazzeo. Per uccidere un uomo con un coltello non basta essere degli assassini, bisogna anche avere, non so, una certa pratica, no? Avere alle spalle una vita violenta. E che ne sa che Mazzeo non l'abbia fatto? Infatti non lo so. Però dico semplicemente che uno che ha fatto quel percorso poi non è che si metta a fare il professore, soprattutto di ragioneria. Le vie del crimine sono infinite. Ah, perché questa invece è una bella frase. Non si usa più? No. Neppure nei gialli di quart'ordine? No. Mi ha scaduto il passaporto solo da 2 settimane. Scusi, vado dal vicequestore. Vada pure. Prego, si accomodi. Può aspettare qui. Non si potrebbe, ma tanto lei è di casa. E pensare che i poliziotti mi erano anche antipatici. Tutti tranne uno. Con permesso. Grazie. Moglie non può essere.
Sarà la zia, la mamma. Tanto sotto sono tutti mammoni. Ah. In amor vince chi fugge. Ah, sei qua? Sì. Perché non mi hai detto che Matteo si era nascosto da sua zia? Guarda, o mi dai una ragione seria, giuro che questa volta ti faccio passare un guaio. Per evitarti una brutta figura. Che... Sì? Sì, ho capito. Sì, va bene, rientrate. Niente, a casa di sua zia Matteo non c'è. Tanto non è lui che dovete cercare. Che vuol dire? Ho letto il giornale, il protettore della ragazza russa è morto intorno alle 18, giusto? Mm-hmm. E allora Matteo è uscito dalla birreria alle 16.30. Questo significa che quando è uscito, Vladimiro, come cavolo si chiama, era ancora vivo. E tu che ne sai che Matteo è uscito alle 16.30? Lo so perché ero lì e l'ho visto scappare. Io ho controllato l'ora perché dovevo andare a prendere mia figlia a scuola di danza. Guarda, sono pronto a giurartelo, a firmartelo su tutti i verbali che vuoi. E che cosa ci facevi lì? Passavo. Passavi? D'accordo, per il momento te la do per buona. La tua parola contro quella della ragazza russa. Ma tu credi a me? Dopo tutte le bugie che mi hai detto. Non mento mai sulle cose serie. Diciamo che credo più alle italiane che alle russe. Ma solo fino a prova contraria. Matteo è un uomo buono. Non lo voleva uccidere. Ma quando ha visto che lui mi aveva colpita con il coltello, ha perso la testa. La pistola di Vladimir era sulla scrivania. Lui l'ha presa e l'ha ucciso. Sì. Grazie. E avendolo colpito al cuore, Vladimir è morto quasi all'istante. Sì, l'ho visto cadere e poi il sangue. È stato un attimo. Perché mi guarda così? Salve. Questa signora è una collega del professor Matteo e l'ha visto uscire dalla birreria alle 16.30. No, ma... La signora che ha sentito il colpo ci ha chiamati alle 17.52 e l'autopsia conferma che Vladimir è morto immediatamente. Circa un'ora e mezza dopo che Matteo era uscito. Lui ti ha aggredita e tu hai reagito. Io penso che con un buon avvocato ti sarà riconosciuta la legittima difesa. Ma tu non puoi far accusare e condannare un uomo innocente. Sono stata io a ucciderlo. All'inizio lo amavo. Forse anche lui mi amava a suo modo. Ma era un amore malato, violento, perverso. E quando ha incontrato Matteo ha pensato che forse era l'occasione giusta per uscire da questa ossessione. Vladimir aveva detto che se Matteo avesse pagato mi avrebbe lasciata libera. Ma non l'ha fatto. No. Io avevo detto a Matteo di non cercarmi più, ma lui è venuto alla birreria e si è messo a minacciare Vladimir. Devi lasciarlo andare. Non puoi costringerla a lavorare ancora con te. Non è più la ragazza che ha fatto venire dalla Russia. Non è più quella di una volta. Ma che ti ha raccontato? Tu illuso come tutti gli altri. Suo lavoro. Tu non primo e neanche ultimo. Non scherzare con me. Io sono capace di tutto. Per portarla via. Anche a denunciarti alla polizia. Che denuncia? Denuncia. Tu povero illuso. Se tu credi che lei è innamorata di te. Lei mia. Mia. Sì, è vero, Antonio. Ti ho mentito. Io amo Vladimir. Sono sua, sarò sempre sua. Uscito Matteo, Vladimir se l'è presa con me. Diceva che ero stata io a suggerire al professore di denunciarlo alla polizia. Ho cercato di negare. Ho cercato a lungo di calmarlo, ma... Lui continuava a bere. Diventava sempre più violento. Diceva che voleva fare l'amore con me. Ho cercato di scappare, ma lui mi ha bloccata. Lasciami, non mi toccare! No!
Mi sono ribellata. Gli ho detto che mi faceva schifo. Mi fa schifo! Cosa? Ah, tu parli italiano adesso! Non parla più rosso con me! Oh, puttana! Mi ha ferita con il coltello. Allora, sono andata a prendere la pistola di Vladimir. Porca miseria. Slaminia. Dietsta mai. Porca miseria. E gli ho sparato. Poi ho nascosto la pistola nel congelatore. Volevo scappare, ma la ferita mi faceva male. Sono il commissario Berardi. Mandate una volante all'ospedale. Pronto? Ciao Camilla. Gaetano, ciao. E senti, sto uscendo dalla questura e sto passando dalle tue parti. Ti va di bere un vermouth con me? Oh, che gentile. Non posso perché adesso sto andando... Vabbè, ho capito, mi lasci da solo. Ma scusa, tu non vieni alla mostra di Bettina? A vedere gli uomini nudi. Ah, gli itinerari del corpo maschile non ti interessano? Ecco, già. Vabbè, sarà per un'altra volta, dai. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Salve, era mia amante. Carissima... Grazie di essere grazie venuta. Grazie a te. Grazie. Mi fa piacere vederti. Grazie. Accomodati. Non si trova un posto neanche a morire. Ma Renzo non è venuto? No, si scusa, ma aveva da lavorare. Pure lui. Perché chi altro? Gaetano. Per il momento ho visto solo donne. E beh, se vuoi gli uomini cambio soggetto fotografico, scusa. Sbrigati, dai. Guardi che io ho appena parcheggiato, eh. Ma mica voglio parcheggiare. A meno che non andiamo con la tua. Andare dove? A prenderci un vermouth, no? Direi che per oggi non può succedere nient'altro. Ciao. Ci vediamo presto, vero? Certo, mi raccomando, eh. Anche tu? Ciao. Ciao. Camilla, che ci fai tu? Che cosa ci fa fare uno alla polizia, secondo te? Ciao. Ciao. Salutare un amico poliziotto? Senti, nella borsa c'era qualcosa di valore? Ma solo affettivo, in realtà le chiavi al portafogli le tengo in tasca. Il cellulare l'ho dimenticato a casa, quindi. Beh, meno male. Mm. E quale sarebbe il valore affettivo? È un taccuino degli appunti. Ah, appunti per le tue lezioni? No, no, sono appunti strani, non so, notizie curiose che trovo sul giornale, piuttosto che ricette, oppure anagrammi. Gli anagrammi? Sì. Sai che mi sono sempre piaciuti gli anagrammi? Se tu mescoli le lettere della parola calcio, calcio diventa laccio. Oppure conica. Cioè, è come mettere una parola in un frullatore e scopri che ha un sacco di significati nascosti. E le notizie strane? Quali sono? Ma, per esempio, non lo so, vendesi sputacchiera seminuova, oppure corso di ginnastica per cavalli, oppure corso di comunicazione con gli angeli via internet, che ne so. È carino. Allora, la vuoi fare o no questa denuncia? Se serve per ritrovare il taccuino, sì. Però sei nell'ufficio sbagliato. Io mi occupo di casi un po' più gravi. Ma non si direbbe. Eri molto rilassato di sotto qualche minuto fa. Siamo permalose oggi, eh? Mm. Vieni che ti accompagni da un collega che ti svettisce la pratica. Ah! Che c'è? Buio.